Ciao ragazzi, sono Bluefire e benvenuti in questo altro episodio di Hide and Seek Minecraft. E questa modalità consiste nel nascondersi tramutandoti in un qualsiasi blocco di Minecraft, è bellissimo. E vorrei iniziare questo video facendo una biroetta, ma non so perché. Comunque, quanti siamo nel server? Vorrei fare questo tasto che non ho mai fatto. Wow, posso leggere i nomi, bellissimo. Dragon Rider Craw. Wow wow wow. Vabbè, salutiamo YouTube, ragazzi, ciao amici, ciao a tutti. Tutti voi che io in questo momento vedo siete all'incirca un po' meno di 500. Quindi vi ringrazio, tutti quanti siete bellissimi. Mi hanno chiesto di salutare in video molti fan e io mi spiace non posso farlo perché non ho il browser aperto in questo momento. Sono della terra, wow. La terra è di sicuro è non trovabile, è introvabile, potrei nascondermi benissimo. Ma io sono sicuro che troverò un posto orribile. Seguiamo questo blocco di terra, magari potremmo creare qualcosa assieme. Ehi, terra. Terra, terra chiama terra. Luna chiama terra. No. No, dai, non ci credo che sei andato lì dentro. Sei un blocco di terra. Cioè, ti trovano subito lì dentro. Wow, boh, ma qua dentro cosa c'è? Boh, seguiamo. No, no, lì ti trovano, amico. E qua sopra cosa c'è? Anche qua mi trovano. Mi trollano. Proviamo a passare di qua. Grande idea. Però, cioè, sono anti-sgamo lì subito. Allora, siccome lui è lì. Ma posso mettermi tipo su di lui? Sì. Ok, scappiamo, scappiamo, scappiamo. Spero che becchi l'altro, segua l'altro. Che io non voglio essere trovato. Dove andiamo? Di bello. Siamo un blocco di terra. Dove si mette la terra? La terra si mette sul concime. Allora, mettiamo. Qua si può salire, sì. Della terra che scala. Sono la scala terra. Ok, sono sopravvissuto abbastanza da ottenere una spada. Cosa ci fa della terra sull'albero? Niente, però è facile per buttare giù la gente. No, troppo facile qua, mi beccano, uffa. Mi beccano, devo andarmene. Dove me ne vado? Vedete un buco per terra magari? Sarebbe fantastico. Una terra che si infila in un buco di terra. Ma se mi metto nell'acqua a fuoco, boh, facciamo questo esperimento insieme a voi. Boh, 3, 2. No, che è successo? Vediamoci intanto. Ok, ora sono un cubo di terra in mezzo alla farm. Direi che ho scelto un buon posto anche per questo video. Teniamo un F5? Sì, dai. Voilà, ciao. Ragazzi, sono sono un cubo di terra. Bellissimo, vorrei tanto che si salvasse questa immagine come copertina del video. Così posso anche vedere gli altri se arrivano a beccarmi, eh. Andiamo a vedere tutti questi agricoltori che passano a coltivare la terra. Comunque. E vi spiego il menu a destra. Magari me lo chiederete, io non voglio ripeterlo mille volte. In alto c'è seconds. In basso c'è scritto hiders, che vuol dire persone che si nascondono. E in basso c'è scritto seekers, ossia persone che cercano. E hide and seek vuol dire appunto nascondino. C'è anche una canzone che fa così, molto bella, che si chiama Hide and Seek. Andatela a sentire. Quindi, e io cosa faccio qua? Mi faccio un panino. Posso rompere il grano? No, davvero? Ma posso farlo un panino? No, non posso rompere il grano. Scusate, scherzavo. Comunque è bellissima scoperta del fatto che si possa camperare nell'acqua. Spero che anche a voi piaccia questa idea. Chissà se si può camperare nel ghiaccio, chi lo sa. Diciamo di salutare YouTube. Hi YouTube. You are on Bluefire TV Italia. Oh. Tuber.
Vai via, tizio, ci fai sgamare così. I'm winning, sto vincendo. I'm winning the pool. Ok, anche Fabio. Ok, grazie, fantastico. Ma siamo tutti terra qua. No, no, è arrivato un tizio che ne sa. Dove è andato? Teniamolo d'occhio. No, no, è andato via. Wow. Wow. Sì, ce la stiamo facendo. 30 secondi, ragazzi. Grande amico, non so dove sei finito, ma anche tu sei di terra. Wow. Come si dice terra in inglese? Vorrei dirlo. Dirt. Però devo stare attento, questo sta arrivando. 15 secondi. 14. Ma cosa stai picchiando, amico? No, no, no. Parkour style. Oh, Pangamna. No! 10 secondi, ma porca tromba. Bene, abbiamo perso. Bene, questo video è tutto. Mi piace un sacco questa modalità, è veramente hardcore. Molto quanto MC Infected, sino all'ultimo secondo. Bene, per questo video è tutto, meno che non entro qua. Chissà se entro qua. È tutto, questo video è tutto. Sono entrato. Se non mi chiccano, vi faccio un altro hide and seek in diretta. Perfetto. Spettacolare, spettacolare. Vediamo lo sfondo, non ho mai guardato. C'è un sacco di gente che entra. Oi là. Ciao, Ca Giorgio. Ca Giorgio, Giorgio. Questo sei. Ah, boh. Salutiamoli a casa. Oh, GG. Scrivo anch'io GG. GG. Ok. Grande gioco. Herobrine, no, scappiamo. Comunque, cosa c'è scritto qua? Lobby fatto dal Team Varade. Grande Team Varade. Siete anche voi su YouTube? Vi manderò il mio video in risposta. Forse. Forse sì, forse no, forse boh. Comunque. Entriamo. Ok, cosa sono? Questa volta sono della cobblestone. Doveva mettersi della cobblestone? Noi ci mettiamo in un posto tipo boh. Proviamo a metterci in quel posto là che avevo trovato l'altra volta. Siamo nella stessa mappa di prima, ovviamente. Non so se sono entrato nello stesso server, ma probabilmente sì. Ok. Un cubo di cobblestone si metterà qui. Alla fine, dove ci sono tutti i pistoni. Non so perché, però potrebbe risultare credibile. Ok, vediamo F5. Cosa ci fa qua un cubo di cobblestone? Boh, mistero. Questo cubo di cobblestone invece è molto meno furbo. È scappato passando sopra di me. Vediamo questo come reagisce. Ok. Per ora non ha fatto una piega. Quindi, perfetto. Ci siamo. Who is the dirt block next to cobble? Chi è il blocco di terra? Vai via cobblestone. Non voglio guai, sono già io qua. Ok. Oh, I'm stone, double di double da, yes, I'm blue fire, double da, double di double da, I'm blue fire, double da, double di double da. Vabbè, basta canticchiare la terra. Boh, non lo traduco. E tutti uccidono i seekers, sì, quelli che cercano. Ok, sono sopravvissuto. Survived again. Sono sopravvissuto ancora. Blue Fire TV, YouTube. Mi piace dirlo in chat. Ok. Quanti sono? Oh, solo uno che ci cerca. No, così non è bellissimo. Non ha trovato nessuno. Poi questo è un nascondiglio incredibile. Sono uno che fa. Non fa gameplay, tutorial, anzi magari li farò, perché magari sono cose che mi interessano. Ma però, cioè, tutorial su come nascondersi in hide and seek, cioè. Chi altro vi trova un posto del genere, ragazzi? Uè, mica patatine qua, Mica. Mica entrate dal retro, cioè qua siete. Ma no, solo un seekers, però non c'è gusto così. Gli scrivo che sono cobblestone. I'm cobblestone. Sono cobblestone.
Ok, per chi vede per prima volta questo video dei miei video e magari non ha visto gli altri, dico che non sto usando il mio account Minecraft e non è un problema perché è di un mio amico che me l'ha prestato. Ok, chi è la cobblestone vicino all'incudine? Ho visto un incudine scappare che cadeva nel mare e diceva: un incudine può nuotare. Fantastico. Comunque. Ok, questo qui è veramente scarso, almeno ne ho uccisi tre finora. Però ci mancano ancora 2 minuti e qualcosa, quindi è possibile che ci trovino. Cioè, io sono veramente in un posto sgamosissimo alla fine. Anche se potevo mettermi tipo lì, no, non potevo. I'm dirt, double D, double, anche lui dice che è terra. Ok. È in grave, sì, tutti terra, grave, sto. E lui cosa va a colpire? I pezzi di fieno, guardate, li vanno a colpire i pezzi di fieno. Ma si può diventare tipo cavallo. Sarebbe bellissimo nascondersi con cavallo. Non saprei dove mettermi. Però siccome si può vasetto, si può. Si può foglie, si può. Boh. Si può pilastro di pietra. Guarda là che scappa qualcuno. Mi fanno troppo ridere. Vediamoci in F5 anche oggi. F5. Yay! Ok, sono pronto comunque a scappare. E tengo le mani sulla tastiera. Il bello di questo server è che, a differenza di MC, infatti, se mollo un attimo la tastiera non mi chiccano. Invece là, in 10 secondi, se sto fermo in 30 secondi, non so quant'è, mi cacciano dal server. Ah, sei spacciato, amico, eh? Hai scelto una pessima posizione. Sono ancora in 15 a nascondersi. E io sono uno di quei 15. Very fantastic. So. Ora. Ma posso tipo spostare i pistoni? No, boh. Questo è anche un posto difficile da raggiungere, quindi ho scelto. Per ora abbastanza bene, mi sembra. Se mi avessi messo tipo sul pistone sarebbe stato un posto orribile. Dovrei mettermi in un posto dove tipo non ci possono essere due cose uguali. E questo, boh, mi sembra un buon posto però. Guardate quanti sono a cercarci ora adesso. Sono in 10 a cercarci, eh. Ci fanno il kill se ci vedono. Non saprei neanche dove scappare perché non sono pratico della mappa. E. Na 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 na. Quanto siete belli. Salutiamo qualcuno. Wow, c'è qualcuno che conosco di YouTubers? No, tutti americani. Oh, YouTube. Ok, non devo morire come l'altra volta. Perché. No, che succede? Ah, è finito! Ho vinto! Ok. C'è scritto: The round has ended and Hider has won. All the remaining Hider hanno vinto 150 punti. Si vede che o hanno tutti rinunciato o non so come funziona. Bene, per questo video è tutto. Vi lascio un abbraccio. Lasciate un mi piace, un messaggio, un commento. Io finora rispondo anche ai messaggi privati. Poi, quando diventerà una qualcosa di insostenibile, ossia tra poco, perché state veramente diventando tanti, non posso aprire l'email di Facebook al mattino e trovarmi 80 messaggi da leggere. E non ce la faccio a rispondere a tutti. Se non ce la faccio e non vi ho risposto, potete trovare la risposta in discussione. Scrivetemi in discussione o sotto i video, io vi risponderò sicuramente. Un abbraccio da Blue Fire, è tutto. Bye bye.